Una figura esile, femminile, sospesa a mezz'aria, quasi fluttuante nella sua posa plastica, con espressione trasognante che ricorda un personaggio felliniano, con in mano la maschera inconfondibile del Voulon. Sullo sfondo una mongolfiera colorata come un arlecchino, e poi a ricordare che stiamo parlando del carnevale più antico e dolce d'Italia, i simboli di Fano, il teatro, la fontana e l'arco d'Augusto. Un cartellone di grande espressività artistica, frutto del talento della fanese Emanuela Orciari, che rappresenterà il carnevale fanese ed il suo personaggio nel mondo. Ho fatto solo quello che sentivo, ho cercato di rispettare la maschera, perché comunque, se voi vedete bene, è una maschera che ha le determinate, diciamo, è vestito nella maniera che è vestito il Voulon. Però questa cosa doveva essere la Voulona, in realtà sono stata molto... molto leggera anche nel sottolineare questo aspetto della Voulona. È Voulona, sì, però non tanto come quello maschile, diciamo più edulcorata, no? La sua versione. Risolti gli impasse sul carro di prima categoria, Plastic Woman, che Fantagruel ha rinunciato a realizzare, con l'arrivo di un nuovo carro che verrà costruito dalla neonata associazione Carnival Factory, ex carristi fanesi, il cui tema sarà proprio la rappresentazione del carnevale fanese, con moduli staccabili che avranno la funzione, una volta terminate le sfilate, di viaggiare per l'Italia come promoter della manifestazione, che quest'anno si presenta con 6 carri nuovi di zecca, 3 di prima categoria più 1/4 già visto sfilare lo scorso anno dedicato a Rossini e 3 di seconda categoria. Perché questa scelta? Perché quest'anno il carnevale è dedicato al mondo femminile e quindi ci sembrava opportuno inventare una figura femminile vicino al nostro Voulon. Un'ulteriore conferma questa del cartellone artistico della piega artistico-culturale che questa dirigenza della carnevalesca, archiviata definitivamente la questione dimissionari, sono già stati nominati i sostituti degli ex, ha sempre portato avanti come impostazione della manifestazione, supportata anche da un'amministrazione comunale che ha sempre avuto la medesima visione in tema di manifestazioni pubbliche. E quindi si è tornati alla grande tradizione del manifesto che annuncia questa kermesse tutta fanese, appunto nella tradizione, con un sapore di qualità, che vuole comunicare anche un rilancio della manifestazione in termini di qualità, tutta dedicata alla donna quest'anno, devo dire con delle riflessioni interessanti da parte dei carristi, che hanno proposto dei bozzetti che si tradurranno in carri secondo me molto suggestivi.